Allora, un pochino rode, un pochino. Non completamente, rode un pochino. Rode un pochino perché è una partita che tu potevi vincere. Non come l'hai vinta in campionato, però la potevi vincere con... Voglio spararla un gol in più. Vincerla con un gol in più avrebbe significato andare a Napoli con qualche certezza in più. Sicuramente. Potevamo farlo. In attacco, l'unica azione, forse due azioni utili abbiamo fatto, dove siamo arrivati in fondo. Una, bene o male, è andata a segno. Per quanto riguarda le altre, ragazzi, siamo veramente spreconi, ma veramente tanto spreconi. Analisi della partita. Allora, partiamo dal pre. Partiamo dal pre, che da quello che ho detto in live, e domani quando c'è la live reaction ne avrete la dimostrazione, che dopo che l'Inter è praticamente in semifinale, dovermi scontrare un'altra volta con loro, non lo reggerei. Quindi, se dobbiamo giocare come abbiamo giocato la Supercoppa o ritorno in campionato, piuttosto a questo punto lasciamoci andare loro. Perché a questo punto io la mia sanità mentale quest'anno l'ho finita. Cioè, la mia sanità mentale ha sorpassato di gran lunga il limite. Perché mi avete fatto sbottare Supercoppa, Sassuolo, Empoli, Udinese, Fiorentina. Me ne avete regalate di tutti i colori. Le uniche gioie che mi avete regalato quest'anno sono Atalanta, Juventus, Napoli e il derby d'andata. Sono le uniche gioie che mi avete regalato, compresi i quarti di Champions League. Quindi diciamo che l'ago della bilancia purtroppo per ora tende un po' verso il negativo. Vediamo se le ultime giornate di campionato e di Champions League soprattutto riuscite a farmi ricredere. Wrap up. Detto questo, la partita, ragazzi, a tratti l'ha fatta il Napoli, che io non direi che il Napoli ha fatto la partita, perché è stato un 50 e 50. Il Napoli ha fatto bene all'inizio di primo tempo e del secondo, il Milan nel mezzo ha giocato meglio, poi Napoli si è visto verso 85esimo minuto con due occasioni di fila. A parte quello, ragazzi, non mi sbilanciano anche a dire che il pari fosse giusto, sinceramente, perché, ripeto, Milan poteva, doveva, aveva le caratteristiche, le carte in regola, la possibilità di vincere 2-0, che secondo me ci mangeremo le mani per non averlo fatto. Poi, ragazzi, sono pareri personali e quindi sono discutibili in maniera umana, ma sono discutibili. E poi ha pagato, cioè ha vinto chi è stato più concreto. Perché loro si lamentano tanto, no? Avete giocato meno, avete tirato meno, avete vinto. Per ora si è vinto, però va anche notato che all'andata a Milano in campionato abbiamo fatto una super partita e l'abbiamo addirittura persa 2-1. Dove si è preso due o tre traverse, tra cui una al 94esimo, quindi c'è da dire che il karma ogni tanto colpisce. Prima di esultare di più, nel caso ci fosse esultare, si rimanda, perché ripeto, comunque in semifinale con l'Inter era l'ultima cosa che avrei sperato e pensato, eppure eccoci qui, perché ragazzi, l'Inter dalla partita di ieri sera è praticamente passata. Cioè non ha fatto il minimo sforzo il Benfica. Individuali oggi. Leao lo voglio salvare per l'assist a Bennacer, ma del resto Leao, ragazzi, ha fatto tutto sbagliato stasera. Ha fatto un buon dribbling nel primo tempo, saltando Anghissa, è arrivato davanti al portiere, ha calciato fuori. Un errore che ancora ora non mi spiego. Resto, appoggi, cross, ho sbagliato tutto. Leao, sì, ripeto, lo salvi per l'assist, perché comunque ha corso per 90 minuti. Del resto, partita molto, molto, molto ripetibile. Giroud, sponde perfette. Il problema è che a gara di velocità con Kim non la vinci. Brahim Diaz mi è piaciuto tantissimo. Benazer mi è piaciuto tantissimo. Tonali mi è piaciuto tantissimo. Krunic salva il gol del 1-0 dopo un minuto e mezzo, perché, come sempre, dovevamo partire in defiance.
della difesa mi sono piaciuti tutti, tranne Tomori, che nel primo tempo, come sempre, come contro l'Empoli, come tante partite di quest'anno, ha svirgolato, e neanche poco, Maignan neanche a parlarne. Fa 3-4 parate sontuose. Importante andare là con la squalifica di Kim e di Anguissa, perché sono due giocatori assolutamente fondamentali. E quindi dovranno giocare con... giocheranno con Rachmani, e poi non so chi abbiano difensore centrale, e sicuramente metteranno Ndombele al posto di Anguissa, che comunque, con tutto rispetto, ma Anguissa è 50 spanne sopra Ndombele, quindi potrebbe essere anche un punto piccolo di vantaggio. Del resto, ragazzi, di cosa posso parlarvi stasera? È importante non prendere gol. Nelle ultime due partite non abbiamo preso gol dal Napoli. In realtà possiamo anche dire 3 clean sheet di fila, se contiamo anche la gara con l'Empoli. Dobbiamo essere assolutamente più realizzativi davanti, però se riusciamo a stendere questa serie di clean sheet, magari riusciamo anche a portarci a casa qualcosa e vedere poi con occhio più lungo. È vero che comunque, sebbene in finale ci possa tranquillamente a questo punto arrivare un'italiana, dall'altra parte del tabellone ho visto ieri sera anche il Manchester City, sono squadre ingiocabili, sono totalmente ingiocabili. Poi l'abbiamo vinta nel 2003 con la Juve, che ce ne diede 5 in campionato. Il calcio, si dice, è strano. Ragazzi, con questo io vi saluto. Video breve perché devo andare a lavorare e le partite di Champions League cominciano maledettamente alle 21. Io vi chiedo l'iscrizione al canale, vi chiedo il like, il commento, diciamo il commento in maniera umana, se possibile. Domani esce la reaction puntuale, stanotte la monto. Ci vediamo domani. Forza Milan, ci vediamo anche poi sabato per Bologna Milan e vediamo cosa ne uscirà fuori. Ciao a tutti ragazzi.